Un nuovo modello di sviluppo, lavoro, reddito, formazione e sostenibilità. È il convegno che questa mattina si è svolto nella Galleria San Daniele di Belvedere Marittimo con gli studenti dell'IIS Giovanni Paolo II di Diamante. Organizzata dalla Federazione degli Studenti, dalla sezione di Belvedere Marittimo di Legambiente e dall'Associazione Benessere, la manifestazione ha voluto essere un momento di confronto con i prossimi maturandi per dar loro una speranza per il futuro, soprattutto in ambito lavorativo. Il nuovo modello di sviluppo, infatti, parte proprio dai grandi del domani, che però oggi sono sempre più scoraggiati da una realtà in cui per il momento per loro non c'è spazio. Segnali di uscita dal tunnel ci pervengono. Ovviamente bisogna pensare a uno sviluppo diverso da quello che si è registrato negli ultimi 30 anni, a uno sviluppo che sia compatibile con il territorio, con l'ambiente. Ci sarebbero tante occasioni di lavoro per la messa in sicurezza del territorio, dai rischi idrogeologici, dai rischi sismici, per la raccolta differenziata, per la valorizzazione dei beni culturali, per l'accoglienza ai turisti. Quindi ci sono settori di economia che incentivati possano dare lavoro ai giovani e lavoro, tra virgolette, pulito. Molti maturandi, inoltre, non avrebbero intenzione di proseguire gli studi e, scoraggiati dalle scarse prospettive di trovare un lavoro, non lo cercano neanche. In questa direzione, il governo centrale potrebbe mettere in campo diverse strategie. Ci vuole un intervento dello Stato nell'economia e nella società, come dire, aumentando le risorse per la formazione, per l'istruzione. Non possiamo pensare di competere con paesi il cui costo della manodopera è molto basso, in produzioni senza valore aggiunto. Quindi c'è bisogno di produzioni di qualità, di far leva sulla inventiva, sulla creatività dei giovani italiani, e per far questo c'è bisogno di interventi nella scuola, insomma, nella formazione. Pensavamo anche all'opportunità di un reddito minimo garantito che accompagni i giovani nel lavoro, nella formazione. Esiste questa forma di reddito di cittadinanza in tutta Europa e molti giovani si avvalgono, cioè del reddito minimo, anche per finanziarsi un master, un corso di inglese, un corso di specializzazione nell'informatica.